Thank you. Sì, siamo arrivate qua con l'intenzione di fare punti e abbiamo lavorato tutta la, tutte le settimane per trovare la nostra forma, siamo partite male, adesso ci stiamo ritrovando e ogni partita dobbiamo cercare di prendere i tre punti, oggi sono arrivati e siamo contente, continueremo così. Sì, il primo tempo è stato molto combattuto, secondo me per meriti di tutte e due le squadre, nel secondo tempo siamo entrate forse un po' più cariche noi, il mister dentro lo spogliatoio ci ha caricato un po' e ci ha detto che dovevamo essere un po' più concrete sotto porta e è arrivato subito il gol, quindi dopo è andato tutto in discesa. Allora, cosa è successo all'inizio della stagione? Bene, non lo sappiamo. Stiamo cercando di lavorare per sistemare i problemi e ci siamo unite in spogliatoio a parlare, cioè provare a dire un po' i problemi che c'erano e siamo riuscite a, secondo me stiamo riuscendo ad uscire da questo periodo buio, comunque si vedrà andando avanti e noi cerchiamo sempre di lottare per i tre punti adesso e poi quello che verrà verrà. Intanto continuiamo a prendere i tre punti sperando che si possa continuare così. Un campionato che secondo me la Serie C se diventa sempre più difficile e tutte le squadre, anche quelle che sono neopromosse, eh, fanno il suo e ogni partita non è da sottovalutare, ogni partita ha, il proprio, ha la propria via e bisogna lottare su tutti i palloni, su tutte le partite per cercare di prendere i tre punti, quindi ogni, ogni squadra sta facendo il suo e noi dobbiamo cercare di non sottovalutare nessuno. Sì, il primo tempo siamo riusciti a tenerle, infatti è concluso, si è concluso solo 0-0, il eh, secondo tempo è venuta fuori tutta la loro qualità, sapevamo che erano una squadra molto molto forte e insomma purtroppo è andata così non c'è molto da dire se non fare i complimenti a loro perché hanno fatto una bellissima partita. Sì, sì abbiamo iniziato il campionato bene sicuramente e eh, questo è quello che dobbiamo anche continuare a fare, fare punti, fare, dare del nostro meglio ogni partita. Poi si sa che è un campionato in cui ci sono delle grandi squadre contro quelle lì è dura. E però ma abbiamo visto dai risultati che in realtà non ci saranno mai partite semplici e quindi noi dovremo dare il nostro meglio partita dopo partita e ogni partita ha poi è una storia a sé e quindi si gioca sempre fino alla fine. Eh, diciamo che nelle partite come queste bisogna saper gestire un po' anche la pressione perché è chiaro che ce n'è di pressione prima di queste partite. Sicuramente noi cariche eravamo cariche perché siamo sempre cariche prima di una partita. È vero anche che ci sta avere anche un po' di pressione in più in partite importanti come questa, però insomma ci può stare anche quello. Siamo partiti un po' balbettando ma più per eh, errori nostri che non eh, per dei meriti del gioco o della squadra che comunque si è sempre espressa bene, abbiamo commesso degli errori un po' banali. Ora ci stiamo ritrovando, ci siamo ritrovati, cerchiamo di esprimere il gioco che a noi piace. E mi sembra che le ragazze ora siano molto determinate, molto convinte, stanno dando il massimo e credo che partita dopo partita ce la giocheremo con tutte. Padova nel primo tempo l'ho visto pressare molto, ci ha lasciato pochi spazi liberi, quindi solo con qualche giocata molto buona siamo riuscite a penetrare nella loro difesa. Eh, però è chiaro che mantenere i ritmi del primo tempo del Padova sapevamo che non era, non era possibile, per cui alla lunga avrebbero un po', un po' mollato, avrebbero un po' ceduto qualcosa e lì siamo stati bravi nel momento che loro hanno mollato un po' uscire noi e approfittarne. Eh, è chiaro che dopo il campionato dell'anno scorso ci si aspetta da noi, ci si aspetta un altro grande campionato, però c'è da dire che le stagioni non sono tutte uguali e soprattutto... Eh, Quest'anno, secondo me, il girone di, di Serie C si è ulteriormente rinforzato, il livello è ulteriormente salito e quindi eh, diciamo che ogni domenica è una battaglia. Ma sì, una sconfitta che ci sta perché abbiamo giocato contro una buona squadra, un'ottima squadra e come avevo detto io all'inizio del campionato, eh, si sapeva che comunque. Eh, Avevano i potenziali per fare un campionato di vertice e che non c'era da farsi ingannare sulla partenza, un po' in difficoltà che hanno avuto. Abbiamo giocato contro una buona squadra, un'ottima squadra e il risultato è giustissimo. E noi siamo andati in difficoltà dal primo all'ultimo minuto. Vittoria strameritata del Vicenza. Noi dobbiamo lavorare tanto, ma noi dobbiamo fare un campionato. Come ho detto dalla prima giornata, per salvarci, noi non dobbiamo fare un campionato di vertice. Noi abbiamo un progetto di tre anni e alla fine di questi tre anni dobbiamo essere a livello del Vicenza. In questo momento non lo siamo, ma è normale. Con dieci ragazzi nuove l'ho detto dal primo giorno e di conseguenza è così. Insomma. Io credo che loro potranno arrivare in fondo e giocarsela perché hanno la squadra di qualità. È fisiologico che una squadra non possa andare a 100 all'ora tutte le volte. Eh, probabilmente insomma, abbiamo avuto una giornata un po' insomma, un po', po sottotono. Però ripeto, ci sta perché abbiamo giocato con la miglior squadra fino adesso incontrata, sia a livello di gioco, a livello di organizzazione e a livello di qualità delle singole. Quindi per me, per adesso ad oggi questa è la squadra che gioca meglio al calcio. Poi, magari domenica noi andiamo a giocare a Bologna. E magari incontreremo sicuramente un'altra un squadra simile a Vicenza però ripeto il nostro campionato non è quello di vertice il nostro campionato è, è quello di far meglio dell'anno scorso salvarci il prima possibile e poi vedere che cosa siamo bravi a fare ecco